Continuiamo con Aradia e concludiamo la trattazione sul secondo capitolo, no? E dunque, il secondo capitolo che riguarda appunto i riti del Sabba finisce con una preghiera di invocazione ad Aradia, no? Che praticamente è simile a quella per Diana. Perché ovviamente il culto della madre e il culto della figlia sono inscindibilmente legati, più o meno come nel cristianesimo sono inscindibilmente legati il culto del padre e del figlio. Quasi come appunto se le streghe avessero voluto costituire un anticristianesimo matriarcale al cristianesimo patriarcale. Cioè, appunto, c'è questo rapporto di specularità fra cristianesimo e la vecchia religione, che dimostra fattualmente che la vecchia religione non è semplicemente restare legati ad antiche tradizioni, ma è una protesta della donna, della femminilità contro la prepotenza della mascolinità. Lo era ai tempi di Leland, lo era nel basso medioevo e nell'epoca moderna, lo è ancora oggi, vedremo, perché il Vangelo delle streghe, come ho detto, ha avuto una sua ampia diffusione nel mondo anglosassone. Molto di meno nel mondo italiano, se non di recente. Non so nulla riguardo al mondo latino, cioè il mondo del Sud America, paesi di lingua ispanica, non so assolutamente nulla se può aver avuto qualche influenza, comunque soprattutto sul mondo anglosassone. E dunque, come avevo già letto la preghiera la volta scorsa e avevo fatto notare che anche questa era una preghiera bestemmia. Cioè, da un lato, cioè, prima dice: io ti imploro per l'amore che tua madre ti portava e per l'amore che io sento per te, no? Ma se rifiuti questo favore, allora possa tu in futuro non conoscere pace né gioia, e sarai costretta a cercarmi da lontano finché verrai esaudire il mio desiderio. È sempre questo rapporto ambivalente, magico, no? Che è tipico, in fin dei conti, dentro di noi tutti quanti nei confronti della divinità abbiamo questo rapporto, no? Questo rapporto che nasce da un lato dal desiderio, dall'amore, dall'altro dalla paura, la paura di perdere l'oggetto amato. E anche la divinità è un oggetto amato che si teme di perdere. Si teme di perdere la fede, si teme di vedere che l'altro non ci ama, cioè si teme di non sentirsi amati dalla divinità, che l'amore che portiamo alla divinità poi non sia corrisposto. E l'amore non corrisposto inevitabilmente diventa rabbia e odio. Il rovescio della medaglia, l'odio no, non è l'antitesi dell'amore, è il rovescio della medaglia dell'amore. La vera antitesi dell'amore è l'indifferenza, in questo caso appunto l'ateismo, che è indifferenza nei confronti della divinità, il vero ateismo. Che molto spesso l'ateismo non è altro che fede travestita, no? Cioè, quando, secondo me, quando un ateo dimostra tanto odio e accanimento verso l'idea di Dio, verso quelli che hanno una fede, un atteggiamento di dileggio, cioè prende in giro chi ha una fede o chi. Oppure pensa di dover diffondere nel mondo l'ateismo, ecco, in realtà non è che un credente pieno di odio. Ecco. Il vero ateo è quello che è supremamente indifferente, cioè quello che non considera neanche l'idea o meno di Dio.
che non la considera rilevante e non ne discute neanche, ma vive praticamente, cioè pragmaticamente, il proprio ateismo e che evita ogni discorso religioso, no? Imposta il proprio sistema di pensiero senza considerare minimamente la divinità. Questo è il vero ateismo. Ecco. Dunque, così come anche la vera fede, secondo me, è anche quella che non si preoccupa di convertire a tutti i costi gli altri, no? Cioè, chi ha una vera fede si limita a parlare di Dio, a parlare ad altre persone che ci credono, ma non si preoccupa di convertire gli atei, perché è un problema loro. La divinità, se è un problema per me e magari per qualcun altro, ma per tanta gente non lo è inutile parlarne con queste persone. Sarebbe meglio se tutti adottassimo questa mentalità che non è fanatica, che non è appunto di amore fanatico, cioè di ossessione, che l'amore ossessivo diventa fanatismo. E dall'altro lato anche l'odio ossessivo non serve a niente. Se noi adottassimo questa mentalità di sana indifferenza nei confronti delle scelte degli altri, di rispetto per le scelte degli altri, staremmo tutti più bene, non ci sarebbero più così tante polemiche. Certo, ci sarebbero ancora contrasti, soprattutto per quanto riguarda le scelte etiche, perché ovviamente le scelte etiche di un credente non saranno mai uguali, identiche a quelle di un ateo, perché è lì la differenza. Cioè non è una questione di differenza astratta, cioè sui misteri dell'universo. La differenza fra credente e ateo sta semplicemente nel tipo di scelte etiche che si fanno ogni giorno e di come impostare i propri rapporti con gli altri, di come concepire la società e cose di questo tipo. Lì è inevitabile che ci siano dei contrasti. E questo naturalmente non giustifica le ingerenze politiche di una fede, di una religione nella politica, ecco, ma inevitabilmente poi la fede influenza i rapporti sociali, non c'è niente da fare, così come anche l'ateismo. Ecco, tenete conto che questo è un discorso un po' tra parentesi, ovviamente parlando di religione ogni tanto devo pure sento l'esigenza di specificare certi problemi più a 360 gradi e non limitatamente alla religione di cui stiamo parlando. Ma su questi argomenti torneremo ancora più ampiamente. Allora, passiamo al capitolo terzo. Il capitolo terzo è molto diverso. Ah, poi per finire, riguardo il secondo capitolo, voi notate però che in tutti gli incantesimi del Saba non ho notato incantesimi che riguardino la distruzione dei malvagi, no? Magari qualcuno avrà detto, o bene, magari, cioè qualcuno che si è disposto a credere alla stregoneria, diciamo, ecco, avrà detto, o bene, speriamo di sentire qualche incantesimo per, che so, che si possa utilizzare per sterminare la nostra classe politica, no? Farli morire tutti in Parlamento, non so, cioè, crolla addosso il soffitto, o qualcuno butta un'arma batteriologica, uno si ammala e contagia tutti gli altri, cose di questo tipo. Immagino che molti ci abbiano pensato a cose di questo tipo, perché vedendo insomma quanto è amata la nostra classe politica dalla gente, soprattutto dalla povera gente, mi sembra che non è. Non siamo tanto, tanto, tanto distanti dalla situazione che descrive il Vangelo delle streghe nel primo capitolo. Certo, non abbiamo i castelli con i prigionieri torturati, abbiamo solo le prigioni dove finiscono i poveracci, mentre i ricchi restano fuori. Abbiamo una classe privilegiata, di politici appunto che si tengono stretti i loro privilegi.
mentre il paese va in malora e tanta gente patisce la fame, quindi la situazione è per molti aspetti simile e quindi sicuramente qualcuno trattando di queste cose ci avrà pensato, però purtroppo nel primo capitolo, ma credo anche nel resto del libro, non, da quel che mi ricordo, paradossalmente questi incantesimi non ci sono. C'è da chiedersi perché, dato che il primo capitolo comincia subito con una serie di maledizioni contro i ricchi e i potenti e i preti, no? E vedremo che anche in seguito ci sono dei capitoli, soprattutto contro i preti, che fanno pensare. Allora, capitolo terzo si chiama Come Diana creò le stelle e la pioggia. E qui passiamo come dire, appunto, dai riti, dagli incantesimi alla mitologia pura, cioè questo capitolo, breve capitolo, è un capitolo di mitologia e ci aiuta a capire meglio diciamo, la teologia che sta al di sotto, questa teologia pagana che sta al di sotto delle dottrine del Vangelo delle streghe. E infatti vediamo che le prime frasi sono di argomento simbolico-teologico, perché comincia così: Diana fu la prima ad essere creata di tutta la creazione. Chi sia il creatore non viene specificato. L'importante è far notare che Diana è la prima, che sia è lo spirito originario di tutta la creazione. In lei erano tutte le cose. Da lei provennero le tenebre. Nelle tenebre e nella luce fu divisa. Lucifero, suo fratello e figlio, lei stessa e la sua altra metà era la luce. E quando Diana vide che la luce era così bella, la luce che era la sua altra metà, suo fratello Lucifero, la desiderò ardentemente. Tremava dal desiderio di ricevere di nuovo la luce nelle sue tenebre, inghiottendola con estasi e delizia. Questo desiderio era l'alba. Ma Lucifero, la luce, fuggì da lei e non voleva cedere ai suoi desideri. Lui era la luce che aleggia nelle zone più lontane del cielo, il topo che scappa di fronte al gatto. Allora Diana andò dai padri del principio, dalle madri, dagli spiriti che esistevano prima del primo spirito e si lagnò con loro di non poter prevalere su Lucifero. E loro lodarono il suo coraggio, le dissero che per innalzarsi doveva cadere, per essere a capo delle dee doveva diventare mortale. Allora, qua c'è un sacco di roba da dire, ovviamente mi resta poco più di un minuto, non riuscirò a spiegare tutto, ma posso cominciare a parlarne. Allora, dunque. Diana fu la prima ad essere creata di tutta la creazione, in lei erano tutte le cose. Da notare qua anche qui l'antitesi con il Vangelo cristiano, no? In principio era il Verbo e attraverso di esso tutte le cose sono state create, no? Cioè Diana a sua volta, cioè è madre di Arade, ma a sua volta è figlia di qualcun altro non specificato, e in lei è riassunta tutta la creazione, cioè Diana è l'universo, è la madre universale, e questo viene posto come verità principale. Da lei provennero le tenebre, cioè principio primo delle cose sono le tenebre. Cioè la prima cosa che appare nell'universo è le tenebre, la notte. Ora a questo punto io sono costretto a chiudere e proseguo la prossima volta. Mi dispiace, arrivederci.